Ciao Bethesda.it, è tornato Brian Mills, quello di Taken, che si intitolava nel 2008 quando uscì il primo film in Italia, Io vi troverò. È tornato Brian Mills, quello che minacciava al telefono gli albanesi, gli diceva vi corco di botte, come diciamo noi a Roma, e poi passava dalle parole ai fatti perché aveva delle abilità particolari. Allora, è il franchise scritto dal mio amatissimo Luc Besson, quella vecchia volpaccia del cinema di intrattenimento sparatutto, scemo ma divertentissimo, che come sapete ha svezzato un sacco di registi giovani negli ultimi anni e che incessantemente è al lavoro con la sua casa di produzione francese per fare questi film molto divertenti, che io trovo molto molto carini e logici da un punto di vista cinematografico. Allora, Taken è un franchise che è andato molto bene, ha lanciato Liam Neeson come star d'azione, aveva già molto più di 50 anni il povero Liam ai tempi di quel film, ma con Brian Mills poi è diventato un action hero e sempre un po' gobbo, cammina alto alto sempre un po' con questa schiena curva, è Brian Mills. Nei primi due film gli albanesi, in questo terzo film i russi, che ormai sono tornati questi villain. Io che sono un ragazzo degli anni 80, mi sembra che siano tornati gli anni 80, perché c'era The Equalizer, poi c'è John Wick e adesso Taken. C'erano gli albanesi nel primo Io vi troverò e c'erano gli albanesi in Taken 2, ma in Taken 2 era ancora più divertente perché c'era il papà incazzato degli albanesi che diceva a Brian Mills: ma tu mi hai ammazzato tutti i cattivi albanesi che erano figli miei, ma come ti permetti? Sembrava il privato dei cattivi di Austin Powers. E anche i cattivi hanno un privato, hanno delle case borghesi dove ci sono delle persone che quando un cattivo muore. Questo era Rade Sebeggia in Taken 2, ambientata a Istanbul, il primo era ambientato a Parigi, qua Brian Mills è a Los Angeles. Voi direte, e basta, ma che cosa c'ha Brian che non va in questo film? Hitchcock è colpevole, giovane e innocente. Nel caso di Brian, vecchio e innocente, ma tutti attorno a lui pensano che sia cattivo, io non posso dirvi perché. Quindi comincia una trama hitchcockiana alla Intriga Internazionale, alla giovane innocente, solo che Brian è vecchissimo ormai e lui curvo comincia a scappare. L'hanno incastrato, lui aveva comprato un panda all'inizio del film, era un giugiolone, voleva far pace con l'ex moglie, voleva far pace ormai con la figlia Maggie Grace, che è fantastica nel film, mi è piaciuta tantissimo, è una Paola Cortellesi più buona nel film. Insomma, avete capito, i critici statunitensi si sono scandalizzati, invece a me il film è piaciuto, mi sono divertito perché voglio bene a Brian Mills e penso che Neeson sia fantastico. C'è una scena in un bagno con la figlia dove Brian ha un calo di zuccheri, Brian, capite? E perché non mangia da due giorni e lei gli dà una barretta di cioccolato. Per me vale solo il film, vale il momento in cui Brian Mills si riprende grazie alla barretta di cioccolato che gli ha dato la figlia. E Forest Whitaker è Tommy Lee Jones del Fuggitivo, è quel commissario, c'ha due vezzi, ha un cavallo degli scacchi che se lo porta sempre dietro e poi gioca con un elastico continuamente. Però Forest Whitaker mette sempre qualcosa in questo commissario che è come Tommy Lee Jones del Fuggitivo, cioè lui dice quanto è figo Mills e si stimano moltissimo i due. Insomma, ragazzi, i russi, mi chiederete come sono i russi. I russi hanno le mutande del nonno, hanno delle mutande anni 30, mi hanno ricordato molto Paolo Villaggio, Fantozzi, hanno la camicia aperta, la mutanda del nonno, hanno la faccia che dovevano avere una marea di brufoli da ragazzini e sono rossi di capelli come il mio gatto e hanno i denti tutti storti. Mi è piaciuto un sacco Melankov, il russo cattivo con le mutandone del nonno. Taken, sentite, io lo compro questo film, per me va bene. Ciao, guardate che poi, nonostante i critici orribili come me, ma a me mi è piaciuto, non è finito qua il franchise, secondo me non è finito qua. C'è anche Doug Ray Scott nel film, va bene. Dico un'ultima cosa su Doug Ray Scott: pensare che all'inizio degli anni 2000 era fighissimo, faceva il cattivo in Mission Impossible 2 e tutti dicevano potrebbe essere il nuovo Bond, e poi adesso guardate come è ridotto Doug Ray Scott, che quasi quasi sono più figo io. Ciao, Brian Mills, Taken 3.